L'Accademia di Francia presenta Cézanne et Spa y un pip. Ma catalani? 11:13, splendida. Maurizio Catalani, buongiorno. 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 Anche non ho capito nulla. Neanch'io, ma splendida però. Suona bene. È bella. Così, la sensazione è bella. La sensazione è bella. Mi ha presa la sprovvista poi. Poi a me piace troppo questa idea di cambiarlo ogni mese, è bellissima. Questa è un'idea geniale che chiaramente si deve a me, ma adesso questa cosa non l'ho capita. Neanch'io, però è bella. Che dobbiamo fare? Ci sono tante storie che volevamo commentare con lei. Partirei, Angelo, dalla prima pagina di Repubblica, di La Repubblica. L'articolo di Fabio Tonacci, la corsa dei padri al test del DNA sui figli. Le leggo l'incipit. Non si riesce nemmeno a immaginare l'amarezza di quel professore 51enne di Padova che con un test di paternità comprato per gioco su internet ha scoperto che i due figli non erano biologicamente suoi. Non solo, erano di due diversi papà. Lo sfortunato fa parte di quel gruppo sempre più nutrito di padri che si rivolge a un laboratorio genetico. C'è anche la statistica, i boom di esami del DNA, in un caso su 5 il genitore è un altro. Mamma mia. Che mi consiglia di farlo? No, assolutamente, non mi permetterei mai. Però è una statistica alquanto bizzarra, no? Non trova? Tanto bizzarra non è, dimostra che le donne spesso sono puttane, ma eccoci, è una cosa che sapevamo anche prima. E gli uomini insicuri però? E gli uomini cornuti, e viceversa. Succede spesso che gli uomini siano dei mascalzoni e le donne delle povere criste. Diciamo che per gli uomini il termine puttana non esiste, ma se ci fosse, insomma, andrebbe immediatamente usato. Io credo che sempre di più ci sia il malvezzo di pensare che i figli vadano fatti così, tanto per negoziarli con un rapporto sessuale e non con la vita, e questo poi spesso dimostra che l'utero femminile è praticamente l'unica certezza che si ha dal punto di vista della nascita di un figlio. Io devo dire che so che ci sono parecchi casi di situazioni del genere, alcuni l'ho vissuto direttamente, e quindi purtroppo mi rendo anche conto che quando poi scopri una cosa simile ti crolla il mondo. Ecco, se io scoprissi, adesso ho una figlia di 8 anni, che il genitore è un altro, non so cosa mi potrebbe capitare. Ho visto cosa è capitato a delle persone, ho visto gente fuori di testa, un mio amico al quale voglio anche particolarmente bene, che lo ha scoperto, piangere come un bambino, perché suo figlio oramai 16enne, che era cresciuto con lui, giustamente non era suo figlio, eppure lo era, perché poi alla fine lo è. Cioè, se oggi scoprissi che mia figlia non è mia, è mia figlia, nel senso che è cresciuta, è vissuta, vive con me, e quindi, cioè, come fai a dire non è più mia figlia perché il padre è un altro? E poi chi è il padre? Dovresti andare dalla madre, fartelo dire e riconsegnargli la sua paternità, che magari un padre che non lo sa, o magari un padre che lo sa e non gliene frega assolutamente niente della bambina o del barra bambino. Il problema poi non sei solo tu, il problema è il bambino. Lo deve sapere o non lo deve sapere? È logico che non lo deve sapere, perché altrimenti le vite rovinate sono due. Diciamo, in quel caso l'unica che dovrebbe pagare è la mamma, che chiaramente uno così lì per lì dice adesso prendo una pistola e gli sparo. Perché devi da farlo, cioè. Come no? Fatti talmente gravi, per cui poi dice per carità, la vita è un cacchio, se prendo una pistola e sparo per una cosa del genere, cioè, e poi il giudice mi darà 30 anni. Però a quel punto dico ci rimette il ragazzino, insomma. Io dico che è già tanto difficile crescere i figli sani, perché a loro volta se crescono sani saranno dei buoni genitori. Un bambino che ha subito violenze sarà molto probabilmente un bambino che ne produrrà. Ebbene, se anche a questo ci si aggiunge la falsa paternità o il dubbio, è brutta. Cioè, chi di noi non ha mai pensato ma sto figlio è mio? Può succedere, perché basta che tu abbia avuto un rapporto con la tua signora il giorno 15 marzo alle ore 18 e magari lei il giorno dopo alle ore 18 l'abbia avuto con un altro di nascosto, certo sto figlio non saprà mai se è suo o tuo, cioè tuo o di quell'altro, il quale magari non lo sa.
magari era solo felice di poterti fare le corna. Che ansia terribile, mamma mia. Angelo... Dall'articolo di Tonacci a pagina 21 della Repubblica portò anche altri numeri all'analisi del nostro Maurizio Catalani, ovvero sono 3.600 i test di paternità informativi che si sono fatti nel 2011, un aumento del 15% rispetto all'anno precedente, al 2010. Poi non siamo messi peggio di tutti in Europa, perché il 2% dei padri italiani non sanno che il figlio non è loro, ma in Francia la percentuale sale al 9%. E poi, cioè 9 su 100 non sanno che il figlio non è loro in Francia, il 2% in Italia. E per quanto riguarda, per chi volesse fare questo tipo di test, diciamo che la risposta arriva dopo 3-5 giorni e costa dai 300 ai 600 euro nei laboratori accreditati, mentre su internet molto meno, sembra insomma intorno ai 150 euro, poco più. Test fai da te. Devo dire che insomma poi non è così lontana come statistica come quella di c'era una volta in America, quando scambiano i figli dentro la nursery, insomma, in modo che il capitano di polizia non possa riconoscerlo, o perlomeno si becchi il figlio di un altro, voglio dire. E purtroppo è una statistica, credo, molto vera questa, ma insomma, cioè, di fronte a questo, sinceramente, guardi, mi trovo spiazzato, perché se mi dovesse capitare, dopo aver visto persona cara a cui è capitato... No, basta. Anche perché a questa persona cara gli è capitato perché gli è stato detto, e non ci voleva credere. E ti credo. Cioè, nel senso, te credo, non ce l'hai. Alla fine si è andato a informare. No, cioè, quindi l'ha fatto ed era vero. È stato ripetutamente detto, non ci voleva credere. Insomma, il figlio aveva 16 anni. Uno su 5 è tanto. Cioè, adesso andiamo a riflettere. 20% è tantissimo. Cioè, uno su 5 ha un figlio. Crede di avere troppo. Troppo. Cioè, da questa percentuale, un figlio su 5 non è del padre, diciamo, tra virgolette, naturale. Mondo promiscuo. Attenzione, perché insomma, uno su 5 mi non sembra. Non è poco. Le dico solo che dall'altra parte del vetro la Silvi ride, non so perché. E ci sono altre. La Eleonora Silvi, che è colei che forse avrà problemi suoi in tal senso. Pagina 17 della Stampa: Marò, i tempi si allungano, altri 14 giorni in carcere. Sta diventando pesantissimo. Le confermo, devo dire. Ricorda quella notizia che ci diede lei e che noi con Marcello ci impegniamo di andare a rivedere. Ricordare, è vero, è stato decurtato lo stipendio di questi Marò perché non si trovano in navigazione. Mi perdoni l'interruzione. No, perché da quello è stato, cioè, proprio la beffa nei confronti di questi ragazzi, che comunque stavano lì lavorando, e risulta dagli atti che abbiano più volte sollecitato a questi barchini di allontanarsi, e hanno poi il dovere militare in certe occasioni di dover aprire il fuoco, perché sono lì per quello. Cioè, devo dire che il presidente Napolitano l'ha fatta un po' troppo fuori dal vasino, cioè la battuta, invece di mettere striscioni proponete qualche cosa, detto da lui, che insomma l'unica cosa che ha proposto seria è un golpe, nel senso che ha messo un governo tecnico al posto dei parlamentari da voi eletti democraticamente secondo gli istituti di una Costituzione italiana tuttora in vigore. Però voglio dire, noi non dobbiamo fare niente, sono loro che debbono fare qualche cosa, perché se dovessimo dargli delle idee, io una ce l'ho, ma credo che non l'accetterebbe. Quindi voglio dire, questo lassismo italiano nei confronti di questa situazione è gravissimo. Invece di dire una frase così cretina al Presidente della Repubblica, perché questa è una frase cretina che l'abbia detta il Presidente della Repubblica, non me ne frega niente, perché se uno dice una stronzata può essere operaio, impiegato, ingegnere o Presidente della Repubblica. Su l'ha detta, siamo, e se la poteva tenere nei confronti non solo nostri ma delle famiglie e soprattutto dell'istituzione italiana vista in senso lato come nazione, perché questo è uno macco da parte degli indiani della nostra nazione. Io avrei agito e agirei in maniera molto dura, invece vedo che il governo italiano ancora una volta, dopo essersi fatto prendere in giro da Camerun sulla storia della Nigeria, si sta facendo prendere in giro da questi indiani, i quali ci trattano come terzimondisti assolutamente scevri e senza guardare in faccia nessun tipo di rapporto giuridico internazionale. L'Unione Europea, che si muove per le quote latte continuamente per altre stupidaggini, in questo caso sta tardando a farlo. Evidentemente la via diplomatica è stata sbagliata o non è più quella giusta. Io credo che bisognerebbe iniziare con operazioni dure, pesanti e poco civili di rappresaglia per riportarci i nostri Marò a casa. Altra vicenda del giorno. Ci sono le parole della Procura di Roma in Vaticano. Voglio dire un'altra cosa, che sì, assolutamente. Comunque, perdonatemi,
e ho visto soltanto due reazioni da parte di due personaggi della politica italiana nei confronti della frase napoletana, sono state Storace e La Russa, e credo che questo sia un po' poco, perché anche questa viaggeria nei confronti della Presidenza della Repubblica non mi piace in questo paese, cioè qualsiasi cosa dice napoletano tutti zitti, ed è sbagliato, perché il Presidente sta lì eletto da un Parlamento che è stato eletto da noi, quindi chiunque fa delle cose sbagliate o dice delle cose sbagliate dovrebbe essere ripreso, e invece ho visto che a riprenderlo sono stati soltanto questi due politici, perlomeno per quanto mi riguarda, per quello che ho potuto leggere in questi giorni, e vi inviterei anche a sentirne uno dei due, o Storace o La Russa, e sapere di più, perché loro sono parlamentari su questa situazione, perché so che sono gli unici che la stanno seguendo molto da vicino. E La Russa è intervenuto proprio anche con... per sua intercessione, insomma, qualche giorno fa ai nostri microfoni. Proveremo a contattarlo più tardi, magari proprio dopo mezzogiorno. Angelo, ancora proprio però sulla politica e la notizia del giorno, sì, andiamo a dare nuovamente, così la facciamo commentare anche a Maurizio, perché poi non ci si può fidare di tutti. Anzi. Indagato il tesoriere della Lega, Francesco Belsito, ex sottosegretario alla semplificazione amministrativa, e altre due persone, Stefano Bonnet e Paolo Scala, per truffa sui rimborsi elettorali, le accuse dei magistrati, truffa ai danni dello Stato e finanziamento illecito ai partiti. Nell'inchiesta anche due uomini d'affari, appunto Scala e Bonnet, e al lavoro le procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria, sembra esserci anche l'Andrangheta di mezzo. Qualcosa che non va sui fondi in Tanzania. Ma io credo che sia ora che non vadano soltanto al PD e alla Lega, ma vadano da tutti i tesorieri, da tutti i partiti, a sapere che fine hanno fatto i nostri soldi. Esatto. Io credo che uno dei gravi errori di questo paese sia massacrare, giocare sempre nella metà campo nostra e mai nella metà campo loro. Io credo che se la famosa evasione, che si sta combattendo su dei piani a mio avviso sbagliati, perché qui siamo in recessione completa, nel senso che se tu alle famiglie italiane gli togli anche i soldi per pagare la corrente tra un po', perché la corrente sale, la benzina sale, sale il gas, hanno messo l'IMU, l'hanno aumentata con le rendite catastali, tolgono i soldi adesso a giugno sulle prime aliquote, a dicembre ci sarà una botta talmente forte nei confronti di coloro che hanno le case, per cui credo che le tredicesime svaniranno e quindi non ci saranno consumi. Se si gioca sempre in quella metà campo, ci si dimentica dell'altra metà campo, che in modo ancora più grave froda il nostro Stato, la nostra nazione, i nostri fondi. Io credo che se all'Italia mancano, faccio una cifra banale, 20 miliardi di lire al nostro paese, 10 le frodano l'evasione fiscale, altri 10 se li frodano loro che stanno al governo, che controllano le amministrazioni pubbliche, controllano i bandi di gara, controllano i soldi pubblici dei partiti, che prendono miliardi, e nel caso del PD se spariscono 23 milioni e nessuno se ne accorge per tanti anni, pensate i soldi che girano. Pensate i soldi che girano. Ieri Sgarbi, a una famiglia, se spariscono in Italia 10.000 euro, se ne accorgono dopo 8 secondi perché stanno con l'acqua alla gola. Qui continuano a fare blitz, continuano a uccidere l'artigianato, continuano a uccidere il lusso, che è un altro errore, perché uccidere il lusso non significa uccidere l'imprenditore del lusso o chi compra la macchina o la barca di lusso, vuol dire uccidere un'azienda che ha degli operai che se ne vanno a casa. Tutti questi gravissimi errori che sta componendo Monti, aiutato dai nostri parlamentari, perché non avevano il coraggio di farli, andrebbero un attimo osservati all'interno loro, perché credo che la vera frode, il vero buco dello Stato non sia solo l'evasione, ma il 50% sia questo. Ben venga la Lega, ben venga il PD, ben vengano tutti i tesorieri, ma anche Di Pietro, che continua a dire che vuole rinunciare ai soldi dei partiti pubblici, ci spiegasse i suoi che fine hanno fatto, che forse sarebbe interessante. D'accordo, diceva Sgarbi ieri che non c'è quasi più bisogno di tangenti, perché ai partiti arrivano talmente tanti soldi in operazioni... Magari. Il problema è che l'uomo più ha più ruba. Sì, non bastano mai. Non bastano mai, perché se tu non ti accorgi che ti spariscono 23 milioni di euro, pensa quanti ne stai rubando ancora. Mamma mia. Pensa quanti ne giri e pensa quanti ne farai girare ancora. Che disastro. Ma dico una cosa grave, ma siamo sicuri che non se ne accorgono?